Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargarro e bentornati sul mio canale per un altro episodio di Hearthstone Wild. Il mazzo che vi porto oggi è un mazzo che io in standard ho disprezzato quando l'ho testato la prima volta. E ammetto che dopo averlo testato un pochettino lo mollai subito e non lo giocai mai più perché proprio non mi piaceva il genere. Però siamo in Wild e in Wild tanto vale provarlo di nuovo con le carte in più che offre il Wild. E vi sto parlando del Kingsbane Rogue. Allora, Kingsbane Rogue è un mazzo che proprio, come vi dicevo, non riuscivo a giocarlo in standard. Mi faceva proprio schifo. Non mi divertiva, non lo riuscivo a far girare, eccetera, eccetera. Ora che siamo in Wild, volevo riprovarlo giocandolo con carte del calibro di... L'ho perso. Del Tinker... Com'è che si chiama più? Tinker Shadow Sword Oil, con l'olio, ecco, facciamo prima, Rogue Oil, con questo e con i tizi qua, i Goblin Auto Barber. Voi mi direte, sono solamente due carte in più, vero, ma entrambe danno un bel boost all'arma, quindi potrà girare meglio? Non si sa. Lo andiamo a provare in questo momento e vediamo com'è. Ve lo dico subito, io questo mazzo qua l'ho giocato poco e niente, quindi molto probabilmente non saprò giocarlo benissimo, quindi farò sicuramente delle cappelle allucinanti, quindi so già come lo farete notare, però almeno vi ho già avvisato, così mi sono parato un pochettino dalle figuracce che farò dopo. Quindi andiamo subito a testarle e vediamo se gira meglio in Wild. Marianna Priest. Io ho già la Kingsbane in mano. None can escape my fury. Io penso che una mano del genere vada tenuta. Direi di sì. Cioè, oddio, ho tutti i cosi per far danno, curarmi, eccetera, eccetera. Devo anche un possente Vanish. Tanto bisogna vedere che tipo di mazzo è lui. Boh, il coin ancora non lo uso. Più che altro penso che l'arma me la devo tenere per traddare adesso. E comunque quello lì è sicuramente un big... un big priest. E io aspetto. Tanto ora farà... Tonight, Tale of One Last... Wow, vai, vai. Io penso che a tal punto questa gliela faccio tornare in mano. Non ha senso che gliela lascio lì. Guarda, motivi in più per fargliela tornare in mano in questo momento. Ok, abbiamo l'arma che è già bella pompata. Ora ci servono solamente i minion. Posso tenergli a bada un po' di roba, cioè quindi non fargli abusare il resurrect. Staremo un pochettino a vedere. Penso che mi terrò per chiudere a tal punto, se pesco qualche spell decente. Quello è buono. There once was a man from Gilgamesh. Devo passare così. Devo passare per forza così. Dragon Fire Potion. Attenzione, attenzione. Me lo tengo per il turno dopo, me lo tengo. Che faccio Naga Corsair più Elven Minstrel. Quindi,
cos'è? Man from Gilneas. Justice is mine. Direi che ora posso cominciare a picchiarlo, visto che abbiamo anche il Cavern Shiny Finder. Warriors of the Frozen Wastes. Allora. Penso che sia un buon vanish target questo. I wonder. C'è una parte di me che vorrebbe tipo fare... Quante carte ha? 9. Gli facciamo perdere una carta così. Tipo ci butto questo e poi faccio vanish. Quindi ora milla una carta, milla. E il prossimo turno posso andare di Valira. You cannot escape the shadow of death. Ottimo. Vediamo un pochettino cosa fa. Abbiamo ancora un sap molto importante, ma devo tenere quello. Ho 9 carte in mano. Ovviamente tutta quella roba gliela devo levare perché è troppo pericoloso. Facciamo che prima però mi butto un backstab. Anzi, backstab me li levo entrambi. Quindi ottimo. Quindi prep. Vanish. E wow. Op. Silent death. Penso che così possa andar bene. My hand is too full. Vediamo, basta vedere cosa gli fare restare adesso. L'unica cosa. Wow. Eternal Servitude. Vabbè. Torno alla statua, quello era scontato. Barnes. Non male. Abbiamo il carne. Il Cavern Shiny Finder. Quindi andiamo a pescare. Diamo il prep. E si è bruciato un'altra Eternal Servitude. Quindi due Eternal Servitude sono andate via e un Resurrect l'ha usato. Direi che siamo messi relativamente bene. Tanto noi basta pescare l'altro sap e sono a posto. Fuck. Cosa vuoi che sia?
Speravo nel Blade Flurry. Però deve aver vinto lo stesso, se non sbaglio. No, in realtà no. In realtà no. Come posso vincere qua? Time slips by. Se faccio preparation. No, dovrei aver vinto. Perché è prep. Olio. Ancora olio. Ancora olio. E direi proprio di sì. Direi che 18 danni di così di Kingsbane in faccia può far male. Vabbè che avevamo ancora un sap e volendo potevo andarlo a pescare. Però ci va bene lo stesso. Mage. Direi che sta roba qua possiamo attualmente levarla tutta. Andiamo a cercare la nostra bellissima arma. Che se salisse prima di pescare sta roba sarei molto più felice. Ah, non proprio quello che volevo. Aspettiamo un attimo. Non mi va di buttare il coin quando posso fare coin Elven Minstrel. Ora sono un parecchio infastidito. Posso fare questa. Ho bisogno del Leeching Poison, così a occhio. Grazie. Grazie. Ok. Si comincia a recuperare vita, il che mi aggrada parecchio. Ora devo soltanto stare attento a non buttarmi via le carte. Per giunta, secondo Cavern Shiny Finder, mi sa che se lo pesco e lo uso quando ho tipo uno Shadow Step in mano, così me lo riprendo. Così posso utilizzare a schifo l'arma. Ah, well played, grazie. Complimenti. Ovviamente non c'ho bisogno ancora di picchiare. Quello glielo picco volentieri, invece. Cold Eye Torco. Abbiamo lo Shadow Step. Justice is mine. I'll show them. I'll show them all. I'll serve the Fire Lord. Ci sta. Non ci sta più perché mi ha pulito il terreno. Ci godo. Justice is mine. Quindi, hop. Look! Gil Shiny. There once was a man from Gilnay. E questo Cavern Shiny Finder mi servirà per ripescare l'arma dopo. Quindi direi di essere messo abbastanza bene. La cosa bella da pescare sarebbe un bel Tinker Spark Oil. Quello è un Dr. Boom. Perfetto, quindi. Hop.
il momento della verità. Ah. Spremo un deadly poison. Ice barrier. Justice is mine. Facciamo che squaglio lo levo, va. E lo shadow step ovviamente qua sempre per lui dopo. Questa partita qua penso di essere messo relativamente bene. Sì, tutti i danni. Guarda, fammi tutti i danni face che vuoi. Non mi interessa. Per giunta, ora che ci sto pensando bene, non è un Rino, perché ho usato due Flame Awakener. Però ho usato un Ice Barrier, che è un segreto molto strano da giocare, direi. In un Secret Mage. Guarda, ti aiuto io. Questo qua di pingare qua e poi picchiare e sperare che killa questo. Questo non gli piaceva farlo attaccare, a quanto pare. Andiamo così. Prossimo turno farò tipo Blade Flurry, pulisco tutto. Ci ho ripensato su Blade Flurry. No, non mi killare il 2-2. Il 2-2, no! No! Questa ci piace parecchio. E come se ci piace parecchio? Se io faccio picchio. Justice is mine. You cannot. Okay. The shadow death. Così facendo adesso il prossimo turno posso fare Cavern Shiny Finder. Però sì, me lo ripiglio in mano tanto. Potrei anche pescare uno dei backstab che c'è ancora nel mazzo, ovviamente. Ce n'è carte belle da pescare ancora. C'è anche Vanish. Ecco, Vanish qua sarebbe una bella pescata. Invece no, abbiamo l'Elven Minstrel che è praticamente inutile adesso. Shinies.
Ci leviamo questo, poi. Se io metto arma. Così. Se metto arma posso fare così. Faccio ora prep Blade Flurry. Tipo così. Shadow Step qua. Fare. Op. Op. Prep Blade Flurry. E non ho il tempo. Non ho il tempo. Non ho il tempo. Non ho avuto il tempo di farlo. Ci ho pensato troppo. Non ho avuto il tempo. Fuck. Che triste. Ci ho pensato troppo a fare sta giocata qua. L'animazione di merda. Non mi ha fatto tornare in mano la Kingsbane in tempo. Porca miseria ladra. Guarda. King Spark Oil. Sa. Mettiamo giù due sludge, va. Buono il Flame Cannon lì. Ma così dovrei avere Lethal, giusto? Sup? No! Mi dispiace. Un'arma 16-3 direi che va più che bene. Ok ragazzi, direi che queste partite sono state anche abbastanza lunghe, però piacevoli, perché l'arma tira delle belle svingate. Tornando sulla decklist invece, aspettate che disabilito il deck tracker. Torniamo sulla decklist di Wild Kingsbane Rogue. Effettivamente rispetto alla sua versione standard è nettamente più forte, ma è anche scontata come cosa, perché il Tinker Spark Oil è una marcia in più che non è da poco. Dare più 3 d'attacco tranquillamente all'arma è tanta roba. E ironicamente anche il Goblin Auto Barber è simpatico, perché comunque fa lo stesso effetto della Naga, ma lo fai a turno 2 volendo. Quindi in caso hai già l'arma puoi già cominciare a buffarla. E i Sludge ho deciso di giocarli come meccanismo di difesa invece che giocare gli anti-killbot, visto che comunque già l'arma deve essere con Leech Poison, bene o male. Sì, con Leech Poison, con il Lifesteal. Quindi una volta che c'è Valira giù, questa qua diventa un 3-5 più un altro 3-5 che cagano 2-1-2. Quindi pari un bel po' di danni da attacchi dei minion. E intanto con la tua arma continui ad andare face come se non ci fosse un domani. Una cosa che ho notato è che molte volte lo Shadow Step è meglio tenerselo appunto per il Cavern Shiny Finder, soprattutto se sei costretto a partire di Shiny Finder per trovare l'arma all'inizio, così da poterti ripescare dal mazzo sempre quando ne hai bisogno. Tipo una partita prima che non vi faccio vedere, che è durata troppo, l'ho perso proprio per questo, perché non avevo più i Cavern Shiny Finder, non pescavo l'arma e continuavo a prendere danno di continuo. L'ho perso per così, ci ho rosicato parecchio. Quindi uno Shadow Step tenetevelo sempre per lo Shiny Finder, conviene sempre. E per quanto riguarda i giudizi del mazzo, devo ammettere che è divertente. La prima volta l'ho schifato un pochettino troppo e penso di essermi sbagliato a riguardo. Quindi in caso volete giocarlo wild, provatelo pure, perché è un mazzo abbastanza divertente. Comunque adesso ragazzi vi saluto qua, perché il video è già abbastanza lungo di suo, visto che le partite con questo mazzo qua durano all'infinito. Mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel like al video, di condividerlo con i vostri amici se vi fa piacere. E se vi fa piacere lasciate anche una bella iscrizione al canale abilitando la campanella. E come vi dico sempre ragazzi, alla fine di ogni video, ci vediamo domani per un altro video. A domani ragazzi!
Ciao ciao.